got eyes wide open, feeling like we're almost there. Words unspoken, disappearing in the air. All I see is you and I. You're the only lifeline that I need tonight. I'm letting go. For all my fears, all I see is you and I. You're the only lifeline that I need tonight. I'm letting go. So this is what it feels like, being at the right place, the right time. I'm hanging off a thin line, hoping we can make this a long night. Anche l'inno nazionale polacco, perché sono venuti a trovarci i nostri amici della Polonia, della città di Erz, con i quali siamo gemellati ormai da 3 anni, perché c'era una ricorrenza importante da ricordare. 3 anni fa, quando abbiamo fatto la firma del gemellaggio, da noi era proprio accaduto in quel momento l'aereo dove la maggior parte del governo polacco stavano andando verso la Russia a fare una commemorazione, e la maggior parte del governo polacco morì in quello sfortunato incidente aereo. Quindi era una ricorrenza, poi avevamo fatto una messa tutti insieme in ricordo dello sfortunato avvenimento, e quindi questa volta abbiamo voluto ripetere questo momento un po' di raccoglimento, questo momento che unisce le nostre due città, non solo in termini di gemellaggio, ma in senso morale e anche religioso e di fede, perché queste cose sono importanti, perché per avere un'amicizia completa bisogna avere delle cose da condividere. Le cose da condividere non sono solo quelle culturali, ma sono anche quelle morali. Allora direi, Sedano Rosso, la festa di questa mattina è una festa importante. Abbiamo raggiunto i 10 anni, un bel compleanno per una manifestazione che è cresciuta negli anni, passato attraverso più amministrazioni, le quali tutte quante si sono sempre prodigate per portare avanti questo discorso importante di rapporto con il territorio, di prodotto locale, che vuol dire tante cose, non è semplicemente vendere un sedano, ma vuol dire veramente un rapporto col territorio, un rapporto con la nostra terra, un rapporto con le cose con cui condividiamo, le cose anche dei nostri nonni, quindi anche una ricerca dei valori interiori legati alla nostra società. 10 anni portate avanti bene, 10 anni di un consorzio che ha veramente saputo sviluppare
aggiungere prodotti. Negli anni, immaginate che ormai da 3 anni e più siamo anche partner di Slow Food. Slow Food è, come tutti lo sapete, un paniere di prodotti che gira tutta Italia e anche all'estero, portando i prodotti tipici speciali delle varie città, e noi siamo all'interno di questo paniere, e questo vuol dire far conoscere Orbassano, le sue tradizioni, la sua cultura attraverso la, non solo tutta l'Italia ma anche all'estero, nelle manifestazioni a cui Slow Food partecipa, e questo ci nobilita e ci fa grande piacere. Questa mattina ci sono anche diverse iniziative collaterali, perché il Sedano Rosso è una forte attrattiva, c'è la corsa podistica stamattina che è partita, ci sono più di 1000 iscritti, quindi vuol dire che negli anni si è raggiunto anche qui un grande successo di questa manifestazione. 1000 iscritti non sono pochi, 1000 persone che corrono per le vie della nostra città. In sala Cardinal Martini, via Giolitti, c'è un'esposizione molto importante della battaglia della Marsaglia. In questi giorni, col comune di Volvera e altri comuni, si rifà annualmente il ricordo, la manifestazione di questa famosa battaglia che avvenne intorno ad Orbassano, chiamata anche Battaglia di Orbassano. Poi, non da ultimo, c'è il centro studi dell'AR, che voi sapete che è quell'edificio recuperato dove c'era l'essiccatoio delle ali degli aerei della Prima Guerra Mondiale, quindi davanti alla nuova Leonardo da Vinci, nella zona dell'Ottocento, quell'edificio che ha quella ciminiera che abbiamo recuperato sopra. Lì c'è una bellissima mostra fotografica di Lino Tiozzo. Io mi fermo perché magari il tempo poi ci tradisce e lascio la parola per fare un saluto a Tomas Andruchievici, il presidente della città di Auk, che ci onora di essere qui con noi. Grazie. Dzień dobry, witajcie drodzy przyjaciele z miasta Orbassano. Buongiorno, un benvenuto agli abitanti della città di Orbassano. Pozdrawiam Was od mieszkańców z miasta Ełku w Polsce. Porto i saluti degli abitanti della città di Ełk in Polonia. Polskie przysłowie mówi, że prawdziwy przyjaciel poznaje się w biedzie, a Was poznaliśmy wtedy, kiedy potrzebowaliśmy największej pomocy. Dice che i migliori amici si incontrano durante il viaggio e voi vi abbiamo incontrato in un momento in cui il nostro paese aveva bisogno di amicizia. Dlatego dzisiaj przed Wami tutaj na rynku chciałbym serdecznie podziękować za to, że 10 kwietnia 2010 roku, kiedy zginął polski prezydent i polscy rządzący, okazaliście nam wielką pomoc i przyjaźń. Per questo desidero ancora ringraziarvi per quando il 10 aprile del 2010 è caduto l'aereo e voi ci avete aiutato a passare questo brutto momento. Ełk to 60-tysięczne miasto, w którym są aż 3 jeziora, dlatego serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia naszego miasta. Ełk è una città di 60.000 abitanti che ha 3 grandi laghi attorno, per cui vi invita ad andare a visitare la loro città. Tu już w Ełku maggioretki, byli chłopcy, którzy grali w piłkę, teraz czas na Was. Sono già state ad Ełku le maggiorette, bellissime, i ragazzi del calcio dell'oratorio, e adesso tocca a voi, venite a trovarci. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj z Wami. E molto contento di essere con voi. Dziękuję burmistrzowi, Radzie Miasta i Wam mieszkańcom za zaproszenie. Ringrazio il sindaco, tutta la giunta e voi per l'invito ad essere qua. Carissimi amici, ringrazio per il invito di venire da voi in occasione dell'apertura della Fiera del Sedano Rosso. Sono molto contento di incontrarvi di nuovo con voi in questa bella e ospitabile città Orbassano. Grazie.